troviamo di fronte alla chiesa della Santissima Trinità, che è la chiesa del complesso dell'ospedale maggiore di Fossano, anche conosciuta come chiesa dei Battuti Rossi. E riparte da qui il nostro viaggio tra le bellezze della chiesa fossanese. Chiesa dei Battuti Rossi, o della confraternita dei Battuti Rossi, perché fa parte della storia delle confraternite fossanesi. A pochi passi da qua abbiamo la chiesa dei Battuti Neri, e poi più avanti, oltre alla Via Maestra, la chiesa dei Battuti Bianchi. Sono le tre grandi confraternite della storia della nostra chiesa, ma ci sono molti altri gruppi, confraternite, confrerie, compagnie, e in questa puntata parleremo proprio di loro. I primi confratelli e consorelle fossanesi facevano parte di una sola confraternita intitolata al Santissimo Crocifisso, che fu fondata intorno al 1300. E che poi nel corso degli anni cambiò nome e divenne la Confraternita dei Neri. Ma siamo nel 1532 quando questa confraternita, visto il grande numero di partecipanti, si divide. Si staccano altre due branche e nascono quindi i Bianchi e i Rossi. Ci troviamo nuovamente nelle stanze segrete della cattedrale. Qui sono conservati e custoditi diversi reperti, oggetti, documenti che fanno parte della storia delle confraternite di Fossano. L'archivio diocesano MAB conserva tutti gli elenchi con i nomi dei confratelli e delle consorelle, gli statuti che regolavano la loro attività, i registri degli ordinati e il carteggio amministrativo relativo alle azioni di carità, alla cura della Chiesa e alle numerose compagnie. Tra il 1500 e il 1700 sono nate 17 compagnie a Fossano, e calcolate che in quegli anni la città contava 6.000 abitanti, e quindi quasi la metà degli abitanti di Fossano in realtà faceva parte di una compagnia o di una confraternita o di un gruppo comunque di laici che erano a servizio dei fratelli. La confraternita dei Battuti Rossi si occupava degli ammalati ed era quindi a servizio dell'ospedale di Fossano. La confraternita dei Neri, oltre al mortorio, quindi alle celebrazioni del Venerdì Santo, si occupava della cura dei carcerati e dei condannati a morte. La confraternita dei Bianchi si occupava invece di coloro che erano stati fatti prigionieri per cercare di liberarli e quindi pagarne il riscatto. Il ruolo delle confraternite, delle compagnie in quegli anni era quello che noi oggi definiremmo il welfare, perché si occupavano degli ultimi, dei bisognosi, ed era importante e forte la presenza femminile, come dimostrano anche gli elenchi che sono loro dedicate. Penso che si liberino dei superpoteri quando le persone provano a mettere in comune qualcosa, ed è per questo che sono qui a parlare delle confraternite. Possiamo immaginarle? Sono super associazioni, uomini e donne che si fanno in quattro per realizzare il bene comune. Tutte le associazioni hanno una propria idea su che cosa, come, dove, soprattutto sul perché fare qualcosa. I nostri antenati delle confraternite avevano una ragione fortissima. Tutti gli esseri umani sono figli dello stesso Dio. La parola confraternita custodisce la parola fraternità. Un'idea cristiana che si trova sia nella religione ebraica che in quella islamica. È un'idea grandiosa che accomuna tutto il Mediterraneo. Possiamo toccare con mano la fraternità? Il MAB custodisce storie e oggetti usati dai confratelli e dalle consorelle, gli statuti da rispettare, i corpi dei santi scolpiti nel legno, le storie bibliche dipinte e gli abiti tutti uguali. Volete vederli? Dateci una mano a costruire uno spazio espositivo del MAB. Racca, Rosso, Sampò, Pagliero, sono tutti cognomi che ancora esistono nella nostra città. E poi qua è presente in tante targhette il nome Giovenale, chiaramente con il riferimento al nostro santo protettore, santo patrono. Ecco, questi sono i nomi dei nostri antenati, un po' un album di famiglia di Fossano. E se noi siamo qui oggi è anche grazie a loro.